Sono qui con alcuni amici che mi hanno invitato perché volevano che con i miei stessi occhi osservassi lo stato dei luoghi a distanza ormai di 45 giorni o poco più dall'alluvione di fine novembre. Sono stato giù sulla linea di costa, sono stato in un albergo presso cui sono ricoverati degli sfollati. Però ecco, mi sembra giusto che la politica sana, la politica che voglia combattere per i diritti dei deboli, prenda a cuore questi problemi. Domani, fra l'altro, ci sarà un incontro proprio qui nell'isola con il commissario governativo, e cioè con Legnini, Giovanni Legnini, che verrà a fare il punto della situazione per capire cosa si possa in tempi brevi fare. Siamo saliti e qua alla mia sinistra, non so se si può osservare, c'è il Monte Epomeo, da cui appunto a fine novembre si è staccata quella colata di fango che poi è progressivamente scesa verso la linea di costa a Casamicciola, producendo non soltanto danni ma anche morti. E fra l'altro qua ci sono anche parenti di soggetti che hanno avuto appunto quei giorni delle esperienze allucinanti. Qua c'è, se lo posso dire, la nipote di quella persona che abbiamo osservato tutti nel famoso video in cui era mantenuto ad una trave ed in cui uno disperatamente lo invitava a resistere perché comunque sarebbe stato salvato. In effetti è stato salvato, ma con dei danni notevolissimi. Eppure qua si deve sopravvivere e si deve soprattutto chiedere allo Stato di intervenire per ripristinare condizioni di dignità per chi ha scelto, non potendo fare altrimenti, di rimanere qua. Gli ho dato la mano, sono contento di manifestare questa solidarietà perché a mio avviso fra cittadini si deve far questo, perché altrimenti noi non vinceremo alcuna battaglia. Se continuiamo ad avere un atteggiamento individualista, ma adesso vi presento questi amici e vi chiedo scusa se magari sbaglio i nomi: Sara, Antonello, Isso, cioè Gigino, Gigi, e poi Massimiliano. Adesso do la parola a Sara perché lei è di Ischia, conosce l'isola, ci ha mostrato per esempio il luogo in cui sono conservate le carcasse delle automobili che sono state devastate dal fiume di fango che è sceso. E io ho notato che, per esempio, tutti quegli oggetti che fanno parte di un'automobile moderna, per esempio le batterie, sono ancora là e forse dovrebbero essere messe in sicurezza perché poi non sia mai qualche problema a livello di sversamento di liquidi e via dicendo. Tutto questo produrrà danni. Sara, a te la parola, avvicinati però, anche perché qua c'è traffico veicolare. Indubbiamente le carcasse delle macchine che hanno ancora le batterie e quindi tutti. Voce, voce. Indubbiamente dicevo le carcasse delle macchine che sono tutte raccolte, dove ci sono comunque tutte le batterie che possono sicuramente favorire a un maggiore inquinamento. Io vi parlo cittadina di Piazza Banni di Ombrasco, dove ancora oggi la cosa più importante è che sono presenti evidentissimi solchi, ancora presenti nelle cave principali, che questo ci fa sì, ci rende allerti comunque ad una prossima pioggia, che comunque, anche se ci sono interventi che stanno facendo, sono comunque marginali e di facciata. Io vorrei ricordare che Ischia è non soltanto un'isola a forte vocazione turistica, ma è un'isola in cui durante tutto l'anno si conserva la residenza di decine di migliaia di abitanti, per cui ci sono, secondo alcuni, fra i 40 e i 60 mila residenti che hanno diritto a vivere in condizioni di sicurezza. Ed è questo quello che stanno chiedendo questi ragazzi allo Stato. Prego. Sì. E fate sentire la vostra voce di ischitani. Questa, diciamo così, è la prima esigenza che noi abbiamo bisogno dallo Stato.
c'è bisogno di un piano regolatore che ad oggi non è mai stato redatto dai comuni dell'isola, dove poter costruire e non poter costruire. È impensabile pensare in un luogo come Ischia la non edificabilità del totale territorio. Dove si può, la si deve dare sicurezza e un'abitazione, diciamo così, congrua a chiunque ne ha diritto. Non parliamo di seconde, terze case e che case vacanze, parliamo di dignità abitativa. E questa va data a tutti, la possibilità di un alloggio sano. Sicuramente dopo il 2009, dove abbiamo avuto la prima botta, sicuramente la rabbia che ci viene a noi cittadini è sapere che potremmo avere un aiuto dalle persone che potrebbero stanziare dei soldi per cercare di limitare i danni e che nuovamente non è stato fatto. Nel 2009 c'è stata una vittima, oggi ce ne sono state 12. L'anno prossimo quante vittime faremo? Il punto è che nel 2017 qua si è registrata anche una scossa tellurica, anche questa ha comportato danni e disagi per la popolazione, e visitando queste zone, le parti più alte di Casamicciola, io ho rilevato come queste zone sottoposte a danno sismico non erano state ancora rese oggetto di alcun intervento di messa in sicurezza e di ripristino, per cui qua anno dopo anno l'emergenza successiva in pratica interviene su quella precedente, e lo Stato che fa, è vero, siamo tutti lo Stato, però qua ci sono dei cittadini che stanno chiedendo, e anche con insistenza e con sofferenza, un intervento da parte di tutti, perché non è pensabile che la responsabilità sia solo e soltanto degli ischitani. Certamente anche qua sono stati fatti degli errori, però altrettanto certamente Roma deve intervenire. C'è da dire una cosa, che stiamo rivivendo lo stesso film che è accaduto per la prima frana e per il terremoto del 2017. Nel terremoto del 2017 eravamo qui nelle prime ore e stanno gli immobili, le case, nella stessa condizione di quella notte del 2017. E ad oggi, a 45 giorni da una tragedia, una frana, dai mass media e dallo Stato, abbiamo ricevuto la festa alla Scala di Milano e abbiamo ricevuto insulti per delle colpe che gli ischitani non hanno. E che questa cosa va detta, perché dove ci sono stati morti, per i tecnici era zona bianca, e non si capisce per quale motivo la macchina mediatica non pone i riflettori sui reali responsabili, che andrebbero andati scovati negli studi tecnici alla regione, che sono gli addetti, i responsabili e i professionisti che hanno purtroppo, tramite le loro mancanze, determinato che una frana uccidesse e spezzasse la vita di decine di persone. A 45 giorni stiamo ancora a punto e da capo, non è stato fatto niente. Sicuramente il terremoto del 2017 ha influito in quella frana che stacca un costone dall'Epomeo, facendo rotolare tonnellate e tonnellate di detriti che investono un paese. Si sono nascosti dietro la menzogna dell'abusivismo, che è un tema, ma che andrebbe affrontato in un'altra dimensione e in un'altra questione, che non è questa, perché questa non è una questione legata all'abusivismo, ma è una questione legata a chi, come al solito, negli istituti burocratici e nelle nostre istituzioni non ha fatto quello che doveva fare. Sono decine di anni che non puliscono le griglie, sono decine di anni che vietano ai cittadini di pulire il sottobosco con una norma regionale che non ha né capo né coda, non si capisce perché, e che ha determinato lo slittamento della frana, che ha investito e ammazzato quegli immobili in una zona che, ripeto, era una zona bianca, non era una zona, come tutti hanno detto, che non potevano esserci le persone, perché era stata una zona dove si doveva ricostruire dopo il terremoto. Vi rendete conto della gravità delle cose? E ad oggi siamo ancora a punto e da capo. Allora io penso di poter dire una cosa a nome di tutti noi, è che i casamicciolesi devono veramente avere una sola e grossa responsabilità questa volta: cacciare fuori quelli che, senza mezzi termini, li dobbiamo chiamare traditori dei propri cittadini, perché hanno fatto cose che sono inenarrabili. Perché quando non si mette in sicurezza una montagna, quando non si mette in sicurezza una montagna dopo un terremoto che è durato 3 secondi e ha devastato un paese intero, perché l'ha fatto cadere a pezzi, e allora si è complici. E io non ho altri termini che dire che si è complici. E i casamicciolesi, gli isolani, devono svestirsi da questa parte.
paura atavica e finalmente manifestarsi per quello che sono. Un popolo di grandi lavoratori che sono stati umiliati da una storia che è raccontata sempre da chi vince contro chi perde. E questa è la verità che purtroppo spesso non esce fuori dai mass media e neanche da quello che dovrebbe essere la giustizia sociale. Io vorrei aggiungere, dopo le accorate e le appassionate parole di Gigi, che questo non è soltanto un problema di Casamicciola e di Ischia, perché è il nostro paese tutto che ha gravissimo rischio geoidrologico. Per cui dalle Alpi agli Appennini, come si diceva un tempo, e comunque da Lampedusa, da Pantelleria fino al Tarvisio, al Brennero, è necessario che nel paese si diffonda una coscienza ambientale che la smetta di pensare innanzitutto alla cementificazione del territorio, perché prima che l'investimento immobiliare c'è di mezzo il diritto alla sicurezza delle persone. Per non parlare dell'articolo 9 della Costituzione, io oggi ho ammirato alcuni scenari di Ischia, isola bellissima, isola che auguro a tutti di poter visitare, ma isola che innanzitutto dovrà imparare a farsi rispettare, imponendo a se stessa ma anche agli altri quel rispetto che finora istituzioni e tantissime amministrazioni pubbliche e non hanno manifestato in maniera molto molto superficiale, molto epidermica. Io stesso ricordo che, così come per tante altre tragedie, bisogna dirlo, si parla tantissimo in quei giorni, in quelle ore, dei morti, degli interventi per mettere in sicurezza, per salvare, i giornali online postano i video, però poi si dimentica tutto. Non va bene, perché noi dobbiamo essere presenti in quei luoghi, soprattutto adesso, per curare che lo Stato intervenga per rimettere a posto tutto, perché c'è la manutenzione, ci sono gli interventi ordinari. L'Epomeo è sceso giù perché tutta l'ingegneria verde che un tempo governava il flusso delle acque pluviali è stata dimenticata e si è permesso che chiunque potesse costruire, fra l'altro, come ha detto appunto Luigi, impedendo la pulizia delle griglie, evitando la pulizia dei canali di scolo. Fra l'altro ricordiamo tutti che un ex sindaco omonimo dell'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato più volte PEC 25 per segnalare come fosse necessario, urgente, un intervento per pulire, perché altrimenti una qualunque precipitazione forte, imponente, importante avrebbe prodotto danno, e il danno c'è stato. 25 giorni prima, con un video, lo denuncia profeticamente, purtroppo una brutta profezia, e 25 giorni dopo questa pioggia arriva e devasta quel paese. C'è un video di questo sindaco, di questo ex sindaco, che lo denuncia, perché poi chi conosce il territorio purtroppo conosce le questioni, e ancora oggi noi non abbiamo visto niente, cioè abbiamo ancora i detriti per strada, abbiamo ancora i detriti che possono, se qua arriva un'altra grande pioggia, non è stato fatto niente per mettere in sicurezza il resto del paese. E siccome, io lo dico sempre, non è stato fatto niente dal 2017 del terremoto, con tutti i detriti che stanno ancora lì, pari pari, uguali uguali, non è stata mossa una pietra, che fosse una sola pietra, allora io non riesco a capire per quale motivo poi, io sottolineo questa questione, perché i mass media, invece che accusare gli isolani e creare uno scudo per i reali responsabili, perché si parla di un abusivismo, ma che c'entra se cade una montagna che doveva essere messa in sicurezza dalla regione e dai tecnici comunali? È lì che vanno ripresi i responsabili. Per questo motivo, Luigi, io invito, che siano quelli di Repubblica oppure del Fatto Quotidiano oppure di Presa Diretta o di Report o di qualunque trasmissione televisiva d'inchiesta, io invito chi di dovere a mandare una truppa e a controllare a 40, 50, 60 giorni dagli accaduti di fine novembre quale sia la situazione reale dell'isola. Massimiliano, prego. Aggiungerò pochissime cose. Io non sono ischitano, ma voce. Vengo dall'Interland napoletano, alla terra di fuochi. E fra l'altro, insomma, tu vieni
lavorando come vigile del fuoco, quindi... da un territorio altrettanto devastato. Dunque sono qui prima cosa a verificare lo stato dei luoghi da qualche mese da questa immane tragedia, e vicinanza con i ragazzi di Ischia che appunto lottano per la propria terra e per il proprio territorio. Dunque auspico, come credo gli altri compagni tra virgolette di battaglia, un'unione per far sì che i nostri territori vengano rispettati e che ottengano quella libertà e quella identità che da tempo noi tutti proclamiamo. Grazie. Io vi saluto e vorrei anche rispondere a un certo signor Castagna ricordandogli che sì, noi possiamo fare questi interventi sollecitando attenzione, ma il sottoscritto non è più parlamentare e quindi non può fare atti di sindacato ispettivo, può però rompere le scatole, perché questo facevo prima e questo facevo anche da insegnante e farò anche sempre, perché essere al servizio dei cittadini significa fare attenzione soprattutto a chi ha più difficoltà, più sofferenza. Se poi le persone vogliono criticare, chiunque faccia qualcosa, libere di farlo, però provate un pochino a cambiare il paese, e se ci riuscite spiegatemi anche come. Io penso che sia detto tutto, salutiamo gli amici, ma ci rivedremo su questi schermi, perché questo è l'inizio di una grande battaglia di dignità e civiltà. E ricordatevi che Ischia non è solo mare, ma girata la rete, che ci stanno pure in montagna da mettere in sicurezza. Esatto. E ve l'ha detto in stretto piemontese la nostra amica. Grazie. Ciao a tutti.